Tu sei interessato un pochino in che modo alla politica italiana? Allora, io non seguo tantissimo la politica italiana, nel senso che non sono un intenditore e, come dicevo prima, non amo parlarne per il semplice fatto che rischierei di dire castronerie, quindi evito di parlarne, mentre in Italia funziona un sacco il fatto di parlare di cose insomma, senza avere un'informazione, senza essere informati di quello di cui si sta parlando. Io è una cosa che non amo fare, quindi evito di parlarne e basta. Okay, ma invece, non so, anche con gli amici, con i tuoi coetanei, senti che c'è un disinteresse tra i ragazzi della tua età? Tu lo fai, ed è un gesto responsabile questo però. Sì, io noto che c'è un grande disinteresse verso la politica nelle nuove generazioni e sicuramente non è una cosa positiva, ma principalmente perché il web è fatto di cose catchy, si dicono catchy perché ti acchiappano, quindi i ragazzini sono fomentati nel guardare cose interessanti e divertenti e tutto ciò che è politica, cose noiose, non vanno a seguirlo, quindi penso sia anche un po' questo il problema, e ti parlo di generazioni piccole, poi la mia generazione è ancora piuttosto interessata alla politica, quando però si tratta di ragazzini sempre attraverso internet, anni, cioè è sempre filtrata con come sì, mezzo, sì, comunque tutto sempre attraverso internet, è sempre internet. Sì, perché internet ha una cosa positiva e una cosa negativa, nel senso che non ti impone nulla e tu sei libero di guardare quello che ti interessa, quindi insomma ognuno clicca dove si diverte, dove trova qualcosa di interessante che lo riguardi, quindi alla fine penso che la politica sia la cosa meno, cioè sicuramente se un ragazzino deve scegliere tra un video di gattini e la politica va a scegliere il video di gattini, ed è una cosa terribile secondo me, perché c'è un sacco di disinformazione. Penso che sia importante andare a votare, ma soprattutto perché c'è di mezzo questo ideale del dire sto a casa, tanto votano gli altri, e molte persone ragionano in questo modo, però così facendo nessuno va a votare. Quindi penso che sia una cosa importante partecipare attivamente alla cosa e dare, anche se è piccolo, comunque un contributo a delle scelte importanti. Banalmente hai votato, tu hai 22 anni adesso se non sbaglio, quindi un paio di volte forse dovresti aver votato, forse anche tu, non so se sei la prima o forse, sì, dimmi. Sì, sono andato a votare, l'ho vissuta, guarda, con calma, mi sono leggermente informato su quello di cui si stava parlando, anzi mi sono informato e sono andato a votare e detto questo, niente, ho notato che comunque tutti erano abbastanza presi dalla vicenda, ho visto un sacco di gente che è andata a votare, quindi secondo me c'è stato il voto. Ti posso chiedere cosa hai votato? La partecipazione. Sì, vabbè, io ho votato. Sì, è già no, la risposta. Però, no. No, ho votato no. Ah, ok, allora sì, hai votato no, ok. Ok, ed è una. Una scelta maturata, evidentemente, attraverso il modo in cui ti sei informato sull'argomento. Sì, esatto. Sei tra l'altro in linea con i sondaggi che danno molti giovani aver fatto la tua stessa scelta nel merito. Sì, beh, alla fine anche il risultato finale diciamo che ha portato al no, anche se a Milano la maggioranza ha votato il sì. Io avevo visto, tra l'altro sul web poi sono nate delle cose assurde, cioè sono nate delle finte tabelle di confronto tra i lati positivi e i lati negativi del votare sì e no, mm-hmm. Che hanno fuorviato un sacco di persone. Il web è veramente strano, se devo essere sincero, per informarmi ho dovuto cercarmi io cose, diciamo, con fondi di verità e non cavolate su internet, quindi ci ho messo un po', anche perché io veramente di politica non seguo tantissimo, quindi ci okay, però la tua opinione te la sei fatta, evidentemente hai scelto di votare no. E faccio la domanda se ti è piaciuto votare, se hai voglia di tornare a farlo, se trovi una cosa che dice che magari ai tuoi amici bisogna votare, dobbiamo votare, oppure no, insomma. Se si vota adesso, guarda, a marzo aprile tornerai a votare. Allora, io penso che sia importante andare a votare, ma soprattutto perché c'è di mezzo questo ideale del dire sto a casa, tanto votano gli altri, e molte persone ragionano in questo modo, però così facendo nessuno va a votare, quindi penso che sia una cosa importante partecipare attivamente alla cosa e dare, anche se è piccolo, comunque un contributo a delle scelte importanti. Come si chiama la mossa con cui chiudi il video? Quella mossa? Si chiama Dub Dance. Ah, Dub Dance. Ok, che siccome la vedo in giro per le strade fare un po' da chiunque.
Ok, Dub quindi. Guarda, è un balletto famosissimo che è nato su internet, perché c'è questo ragazzino durante un'intervista tipo questa, un ragazzino dietro ha iniziato a fare delle mossette, tra cui quella, e quella mossa poi si è chiamata Dub Dance ed è diventata famosissima sul web, quindi mi è piaciuto riprenderla anche perché... è una foce, a me fa super ridere, quindi sì, no, abbastanza simpatica. Così, dopo le spalle, adesso abbiamo questa qua. Falla un attimo per capire di cosa parliamo, non la far fare a me, che sennò è strana. Falla un attimo e ci salutiamo, per capire di cosa parliamo. Faccio la dub? Sì, vai, okay, vai. Devo fare la dub in diretta. Dub in diretta, vai. Eccola qua. Grazie Fabio, sei stato disponibilissimo e simpaticissimo. Grazie mille. Grazie a voi. Bocca al lupo per i tuoi altri record.